Palazzo Citterio in via Brera 12 a Milano, è stato abbandonato a se stesso per 40 anni. Ora vi raccontiamo la sua storia. 1972. Questa dimora settecentesca viene acquistata per 1.148.000.000 dallo Stato su richiesta del MIBAC. Dopo un primo intervento di adeguamento funzionale, i lavori sono stati interrotti. 1986. L'architetto James Stirling redige un progetto per l'insediamento di un nuovo museo ad ampliamento della Pinacoteca di Brera. L'intervento non è mai stato realizzato se non per il volume interrato, rimasto comunque incompiuto. 2008. Viene bandita la gara Brera in Brera, vinta dall'architetto Mario Bellini e associati. Questi spazi sarebbero diventati aule dell'Accademia di Brera e sale della Pinacoteca. Il progetto non è mai stato realizzato. 30 dicembre 2009. La Grande Brera viene inserita nel programma dei 150 anni dell'Unità d'Italia con un finanziamento di 52 milioni di euro. Vengono nominati Mauro Resca e Mauro della Giovan Paola in qualità di commissario e coordinatore dell'intervento. L'intento è quello di creare una possibile vetrina di presentazione della città al mondo in vista dell'evento Expo nel 2015. 10 febbraio 2010. Mauro della Giovan Paola viene arrestato nell'ambito dell'inchiesta fiorentina insieme ad Angelo Balducci, Diego Anemone e Fabio De Santis. L'accusa per tutti è corruzione continuata in concorso. I 52 milioni di euro pubblici sono spariti e non sono più recuperabili. Altri 23 milioni di euro vengono annunciati per il riutilizzo di Palazzo Citterio, una minima parte dei 160 milioni necessari per la creazione della Grande Brera. Questi soldi, nel nuovo progetto, ancora una volta vengono destinati alla costruzione di una vetrina in vista dell'Expo e gli spazi del palazzo occupati da bookshop e servizi di natura commerciale. Il vecchio progetto di Bellini viene nuovamente disatteso. Luglio 2010. Palazzo Citterio apre al pubblico per ospitare le installazioni di Paul McCartney. Le porte si chiudono sulle provocazioni dell'artista americano e oggi Macao le riapre per svegliare interesse e vigile attenzione sulla gestione dei fondi pubblici.